Il 2015 è partito con dei numeri che hanno fatto prevedere, diciamo, una possibile ripresa del mercato anche senza numeri esaltanti, quindi i primi due mesi hanno fatto vedere che il mercato, così come nel 2014, anche senza incentivi diretti, riesce comunque a vedere delle installazioni realizzate. Siamo fiduciosi perché ci sono dei temi nuovi come lo storage, come i sistemi efficienti di utenza che pian piano stanno crescendo e quindi che rappresentano delle nuove opportunità per il nostro settore, e quindi nonostante tutto vediamo l'Italia come primo paese a livello europeo che continua a installare anche senza incentivi diretti. Speriamo di poter continuare anche con un programma di incentivazione, così come prevedono per esempio con le detrazioni fiscali, ma anche, appunto, come dicevo prima, i sistemi efficienti di utenza, perché come al solito ci sono anche delle voci su possibili cambiamenti. Questo per adesso non sta spaventando il mercato, quindi prevediamo soprattutto nei mesi primaverili e estivi una ripresa molto forte, quindi prevediamo un mercato che possa raggiungere e superare anche i megawatt installati nel 2015, e perché no vedere anche una ripresa delle aziende italiane anche a livello internazionale. Il mercato italiano può essere veramente una palestra all'interno della quale proprio allenarsi per poi essere forti anche negli altri mercati. 2015 possa essere un anno positivo di ripresa per il mercato fotovoltaico, in primis perché il fotovoltaico ora conviene più anche di quando c'erano gli incentivi, e pochi lo sanno. Il fotovoltaico ha ridotto i suoi prezzi in maniera importante. Ormai costa un impianto fotovoltaico meno della metà o anche tre volte meno, dipende da dove prendiamo riferimento, rispetto a pochi anni fa. Enerpoint si propone sul mercato sia verso gli installatori che verso i professionisti, presentando i propri prodotti, i moduli, inverter e da quest'anno molto anche i sistemi di accumulo. In particolare insistiamo sull'Epistar, che è la soluzione completa che agevola molto la selezione, la configurazione di un impianto fotovoltaico. Crediamo molto nel connubio tra distributori e operatori, perché insieme si possa continuare a lavorare in questo ambito che ancora tanto ci può dare. Io oggi sono qui al Solar Expo, espongo e ho una duplice funzione e intendo passare dei concetti semplici. Solar Expo sta andando bene, ci sono tavole rotonde, ci sono un sacco di attività legate al fotovoltaico e non solo, anche alle rinnovabili, e vorrei passare un concetto abbastanza semplice. Sei mesi fa gli installatori che noi incontravamo avevano dentro di sé molta negatività e preoccupazione di un conto energia che era finito. Oggi si parla di SEU, si parla di detrazione fiscale, si parla di accumulo, si parla di nuove possibilità di manutenzione, di revamping, termini sconosciuti agli installatori fino a sei mesi fa. Quindi c'è una proattività, il mercato è stato sicuramente selezionato, e questo è chiaro perché abbiamo vissuto un periodo di riduzione grossa, però chi resta nel mercato deve diventare un professionista, sia a livello di installatori sia a livello di produttori, ed è quello che effettivamente stiamo vivendo. Quindi avremo un mercato, perché un mercato ci sarà e sarà un mercato ancora interessante per quegli operatori che sapranno evolversi diventando assolutamente innovativi e professionisti del settore. Perché il 2015 sarà un anno meraviglioso? Diciamo che le premesse sono assolutamente positive. La nostra rete di partner installatori ci racconta, ci parla di impianti che hanno nella loro pipeline di progetto, cosa che un anno fa in questo periodo non c'era. La sensazione, la ragione per questo cambio è che probabilmente un po' di condizioni al contorno sono cambiate a livello macroeconomico, ma anche che gli installatori, gli operatori italiani hanno imparato a vendere il fotovoltaico in modo diverso. Da qui l'esigenza di integrare i moduli fotovoltaici che produciamo con altri sistemi di efficientamento energetico come le pompe di calore, ma anche la piastra induzione per le case senza gas. Per cui
gli operatori, quelli che sono sopravvissuti chiaramente, hanno imparato che il modo di proporre il fotovoltaico deve per forza essere diverso rispetto a quando c'era un conto energia che rendeva molto, molto facile e forse anche banale, diciamo, la proposizione commerciale. Adesso è diverso, bisogna essere un po' più bravi, ma se si è più bravi il mercato può comunque dare delle soddisfazioni.